Ma visto che, grazie veramente di cuore, abbiamo aumentato di molto gli ascolti, tanti continuano a segnalarci delle canzoni che in realtà abbiamo già passato e noi ve le facciamo riascoltare. Esattamente, le abbiamo raccolte nelle Goldies. Intanto fatemi dire che è una responsabilità leggere le travisate al posto del Previ, ma ci proverò facendo del mio meglio. Cominciamo da una segnalazione che arriva un po' di tempo fa. Deve essere brutto partire per lunghi tour lasciando i propri cari a casa. Non lo è per Freddie Mercury, no? Che in Princess of the Universe, colonna sonora del film Flash Gordon. Ciao. Vabbè, Highlander dice: non manca mi marito. Non manca per niente. Non manca mi marito. Freddy il marito non mancava. Chi era ai tempi poi? Mi sa Baryshnikov. Mi sa che era Baryshnikov il mio marito. Comunque non gli mancava il marito. Magni l'impepata di cozze prima del concerto sì. Poi ti lamenti, caro cantante degli Spin Doctor. Ricordate nella canzone Two Princes, la più famosa. Certo. Dicono: io ho fatto brutti sogni. È evidente che ha fatto brutti sogni. Ho fatto brutti sogni. D'accordo. Io e il Previ tendenzialmente abbiamo qualche resistenza sulle segnalazioni in dialetto, ma questa era troppo clamorosa perché il cantante dei Billy Talent, Benjamin Kovalevitz, qualcosa del genere, il Previ lo pronuncerebbe meglio di me, a dispetto del cognome polacco è pugliese come un cacio ricotta alle cime di rapa. Ne volete la prova? Ascoltatelo come in Devil on My Shoulder dice: e sai che cosa? Ma come fai a non passarla questa? Ma è il momento di uno scoop dal mondo di Hollywood. Pare infatti che per girare la celebre scena d'amore di Top Gun tra Maverick e Charlie ci siano voluti più e più giorni. Perché? Ce lo dicono i Berlin nella colonna sonora di quella scena Take My Breath Away, dove dicono: oggi eri moscio. Jerry Moscio, scena d'amore. Guardate che questo è come Ole Morroidi, questa è fantastica. Oggi è Moscio. L'ultima, Lou Bega è un grande artista, certo. Ma ha un problema. Ed è ternano. Esatto. Lou Bega, infatti, in Italia il Bega, vabbè, non ha il mento. No, Lou Bega non è il mento. Come senza mento? È tutto Bega, ragazzi. Bega. Infatti, e suo fratello Mario Bega lo prende. Mario Bega. Ma noi siamo proprio ormai oggi, lanciatissimi. Dopo, alla fine della puntata, ci sarà la passerella, come al Costanzo Show. Ma lo prende in giro, infatti, per non avere il mento. Ce lo dice lui stesso in Gentleman. Dove dice: ride contento, son senza mento. Non so se mi ha fatto più ridere una travisata o Mario Bega, forse Mario Bega. Rimanete lì, sono le 841, tra poco 5 canzoni travisate brand new, completamente nuove. Questa è Radio DJ. Sono away su Radio DJ, tanto siamo in tema di canzoni travisate, quindi è bello disannunciarle così. Le 845 ci correggete, intanto abbiamo detto Baryshnikov. No, ho detto Baryshnikov sbagliando, anche perché ci segnala Baryshnikov, è uno dei pochi proprio maschissimi nel giro dei ballerini russi, invece era Nureyev. E anzi, addirittura qualcuno sottolinea sì, che... Sì, una biografia di Freddie Mercury, il manager di Nureyev, che è un italiano, 26 anni ci ha vissuto insieme, ha smentito avrebbe che ci sia mai stata. Non c'è stata. Diceva che Nureyev era gay, ma non andava con i gay, ma con gli uomini, cioè nel senso non con un altro gay, capito? Questa era. Non mi addentrerei su un discorso. Così è sulla biografia. Anche perché stiamo togliendo spazio alle canzoni travisate. Abbiamo qua Elena da Sesto Fiorentini che deve entrare per fare il corso preparto e dice: quindi forza, dai. Elena, è un errore di battitura o esiste oltre Sesto Fiorentino anche Sesto Fiorentini? Domanda. Sarà Sesto Fiorentino. Sarà Sesto Fiorentino. Così si chiama. No, ma è interessante tutto questo. No, è interessante. Molto interessante. A noi piace perdere tempo, sentire la gente in macchina che smadonna. Allora.
Allora, le travisate non si fanno finché Elena non rompe le acque. Aspettiamo. Allora faccio reload. Reload. Aspetta, allora, o scopriamo se Sesto Fiorentino. Guarda, certo, un po', tanto controlla se esiste anche Sesto Fiorentino. Secondo me non esiste. Anche secondo me. Tanto non avete niente da fare. Niente. Questo lo scrivo a lettere o sei. No, no, sono Sesto. Sesto Fiorentino. Casomai V-I. Sesto Fiorentino. Cioè, c'è solo Sesto Fiorentino, confermato. Le cinque canzoni di travisate nuove, dai, dai, spiegati, vai. Sicuri, eh? Sì, c'è solo Sesto Fiorentino. Comunque era Marcord, ve lo dico. Allora, cioè, la prima travisata ci arriva segnalata da Drake Hart, sì? Che non so se è un nick, non so, Drake Hart si chiama. Sean Paul ha messo su un ha messo su una ditta, sì? E fa il grossista di articoli per pesca e mangimi per pesci. Però è dicembre, è mese di saldi, e visto che si vuole rovinare, dice nella canzone Got to Love You, sì? Al suo amico Alexis Jordan, che canta con lui, di dire alla commessa Luna, attenzione che è un giro complicato, di dire alla commessa Luna di fargli un prezzo di super favore. Insomma, in sintesi la frase è: digli a Luna che vi deve mettere gli insetti a free. Digli a Luna che vi deve mettere gli insetti a free. Però dice, digli a Luna, complicatissima, ma esattamente, digli a Luna che vi deve mettere gli insetti a free. Digli a Luna che vi deve mettere gli insetti a free. Gratis. Sì, un grande pescatore. Beh, Giamaica si fa certe pescate. Champol. Con la canna di La posizione numero 4 ci arriva da Stefano Scarioni di Codevilla, che credo sia un marchese, un conte, non lo so, però arriva da lui. Se inviti la Pausini a cena, quindi segnalazione in italiano, puoi stare certo che non è una che fa complimenti, ma guai se cucini pesce. Perché? Si stranisce, e poi senza misure te lo dice chiaramente, come fa con nella canzone E invece no, dove dice il pesce no. Pesce no. Il pesce no. Ragazzi, il pesce, il pesce, il pesce, ragazzi, è intolleranza, volendo, essere, il titolo non è invece no, è il pesce no, ragazzi, non dice anche arrabbiata, detto, dai. E siccome nulla accade a caso, la terza segnalazione ci arriva da Walter Totano, che chiude il cerchio. Vabbè. Steven Tyler non sopporta la penombra. Mamma come si incazza quando va a casa dal suo amico Giulio, che sta sempre depresso a dormire sul divano. Arriva, gli spalanca le come dice nella minacciosa canzone My First, My Fist, Your Face, il mio pugno, la tua faccia, e dice: Giulio, apri la luce. Giulio, un po' in dialetto romano, Giulio apri la luce. Luce. Giulio, ecco la luce. Beh, sì, c'è, come. Leonardo Poma ci segnala che Tim Armstrong, cantante dei dei Green Day, no? No, Foo Fighters. Rancid, era difficile, però te la sapevo. Rancid. Ma che Rancid? Gruppo punk, del PD, i Rancid. Bravo. Tim Armstrong dei Rancid è un ultra del Milan e sta meditando di abbandonare la curva sud dopo i risultati altalenanti di quest'ultima stagione. Ma prima di prendere qualsiasi decisione, telefona al suo amico Django. Sì. E in Daily City Train gli chiede: Django, vale la pena di stare a San Siro? Un po' spiace, è un po' ubriaco. Giacomo, per me vale ancora la pena, Giacomo. Amici, le 850, manca la numero uno delle canzoni travisate, ma mica ve la facciamo sentire adesso, ve la facciamo sentire dopo l'Icona Pop, qui su Radio DJ. Hola amici, sono Fast Fans su Radio DJ alle 852. Potremmo disannunciare tutte le canzoni così? Io lo faccio così, quando tu manchi tocca a me disannunciare i dischi. Io sono così, mancherò più spesso solo per regalarvi il vostro divertimento. Ci tengo a risottolineare che la storia delle puzze sul mio divano è solo per farvi ridere, perché c'è gente che dice: Gabriele, sbrigati che ti scorreggio sul divano. Siccome sto preparando la recita dei bambini di mia figlia, e quindi poi vengono tutti i genitori che ci ascoltano tutti, non vorrei avessero questa immagine. Hai paura che ti portino il divano lì sul palco, questo è il tuo terrore. Tra i tanti che sono impazienti del finale delle travisate, c'è anche un anonimo che dice: sappiate che fino a quando non finite le travisate non iniziano i lavori della commissione di laurea di cui sono membro. Fate voi, fate voi. Allora io faccio una proposta: la lode solo se il candidato sa la numero uno delle travisate. Bravo. Piace. E la numero uno ci arriva da Paolo da Fano, e ci dice: Ray Manzano da Paolo da Fano. E perché lo dici così, da Fano?
Boh, per darmi un tono. Un tono. Se fosse allora. Alfano, lo capisco. Ma Ray Manzarek. Manzarek, sì, qualcosa del genere. Ha comprato un paio di Mike, la versione da rocca delle Nike. Al posto. Mike. Chi dico non le ha comprate? Chi non l'ha mai fatta? Certo. Al posto del baffo della Nike c'è una banana. Sì. Ma tutto fiero va in sala prove, tutto tronfio. Sì. Jim Morrison cerca di convincerlo che si è preso una sola, ma lui niente, spalleggiato anche dagli altri. Fino a che, esasperato, Morrison grida a tutti nella canzone L.A. Woman, pezzone dei Doors. Sì, sì. Ve lo dico in italiano, ma non è un logo. Ah, sentiamo. Ve lo dico in italiano, ma non è un logo. È un logo. Un logo. Ma questa è strepitosa. Ve lo dico in italiano che non è un logo.